Sono il sindaco di San Marco in Lamis. Chiaramente abbiamo avuto dei danni a causa di una tromba d'aria che ha tagliato tutta la città, colpendo strutture private e soprattutto strutture pubbliche. Ci troviamo qui nella scuola media Compagnone, dove effettivamente ha fatto dei danni incredibili. Ha sollevato la parte in plexiglass del tetto, facendo dei danni, insomma i danni sono abbastanza ingenti. Poi abbiamo danni al cimitero, dove gli alberi sono caduti sui loculi. L'altra scuola elementare, anche lì un pannello è saltato via, tutte le tegole, alberi divelti, e la cosa più tragica è questa di questo pino che è caduto sulle scale dove 2 ore prima uscivano circa 400 bambini. Insomma, in 2 mesi 2 tragedie di questo tipo mettono in ginocchio qualsiasi città e qualsiasi paese. Noi abbiamo bisogno di aiuto, ci rivolgiamo a tutte le istituzioni affinché questa nostra città possa ottenere gli aiuti possibili, perché avere scuole chiuse vuol dire, insomma, fare dei danni incalcolabili alla comunità. Noi siamo stati danneggiati da questa doppia tragedia che in 2 mesi ha colpito questa città. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno che le forze politiche ed economiche di tutta la Capitanata ci diano una mano. Chiediamo, ma veramente, aiuto a tutti. Abbiamo anche parlato con la prefettura ha detto di quantificare i danni, noi al momento non siamo in grado ancora di quantificare i danni. Qui ci sono i vigili del fuoco che stanno verificando i danni alla struttura. Abbiamo fatto il giro, adesso toccherà i privati, anche perché i privati hanno subito diversi danni, diversi palazzi sono stati scoperchiati dalla furia che in mezz'ora ha toccato questa città. Noi non ci arrendiamo, è chiaro che questo non significa che noi ci arrenderemo. Questa è una città che, nonostante i gravi danni, ha sempre avuto la forza di rialzarsi e di provare a tutti che ce la dobbiamo fare. Dobbiamo tutti insieme trovare il modo per poter rimettere in sesto una città veramente colpita e ferita da questi eventi atmosferici che francamente iniziano a essere troppi. Noi chiuderemo le scuole perché chiaramente qui il tetto, come potete vedere, è tutto divelto. Speriamo nella buona sorte e nell'aiuto di tutti. Grazie e buonasera. Okay. Qua prima era pieno, adesso sono state un po'. Sto aspettando che venga qualcuno, ma ho fatto foto.